Buongiorno amici, oggi siamo a Saletta, Saletta di Costanzana, un luogo sperduto del Piemonte. Ma voi direte, perché siamo qua? Oggi lo scopriremo. Saletta di Costanzana è un luogo singolare. La costruzione dei pochi edifici che la costituiscono risale al Medioevo, ma oggi è tutto in rovina. Come mai è andato tutto in rovina? Alcuni macabri avvenimenti capitati nel 1800 hanno definitivamente causato l'abbandono di questi luoghi. Quali avvenimenti? Ce ne sono stati parecchi. Il più famoso risale alla fine del 1800, quando una sera tre bambini vennero a giocare a nascondino presso queste costruzioni. Ma cosa capitò? Uno dei bambini scomparve. Il giorno dopo furono avviate le ricerche che purtroppo portarono a una scoperta macabra. Sarebbe? Il corpo del bambino scomparso venne ritrovato infilzato in cima a un cancello di ferro. Ma che racconto raccapricciante! Da allora, saltuariamente, capita ad alcuni indagatori del paranormale di imbattersi nel fantasma del povero bambino allo spiedo. Una vicenda veramente terribile, ma ci sono altri racconti. Diciamo che la vicenda purtroppo non si è conclusa con la morte dello sfortunato bimbetto. Ah no? E cosa successe in seguito? Il bimbo morto apparve in sogno ai suoi due amici sopravvissuti. E nel giro di poco entrambi morirono. Uno annegato in una roggia, l'altro morì in circostanze misteriosissime. Veramente terribile. Questo posto comincia a farmi venire la pelle d'oca. Inoltre, parecchi anni dopo questi accadimenti, una bambina morì infilzata proprio nello stesso punto del medesimo cancello, teatro della morte del primo bambino. Ma una sequela di tragici lutti. Che luoghi infausti. Molti giovani fantasmi infestano quei luoghi durante le nebbiose notti invernali. Ma non è certo finita qui. A breve vi paleseremo altre incredibili rivelazioni. La chiesa di San Bartolomeo è molto antica, pare che risalga al 1280, ma non è una chiesa come tante. Un particolare rivela una storia sconcertante. Siamo nei pressi della famosa chiesetta. Guardatela bene, perché c'è una cosa veramente strana. Guardate sopra di me, guardate il timpano, è veramente insolito. Incredibile, vero? Non è certamente un fatto comune che una chiesa cristiana riporti i bassorilievi a forma di teschio di toro. Per quale motivo sono stati usati simili decori? È un chiaro riferimento pagano al culto del toro presente sull'isola di Creta secoli fa. Ah, Creta, la famosa località turistica. Ma sarebbe a dire cosa, in fondo? Che Saletta è ovviamente un'antica colonia cretese. Naviganti cretesi, infatti, si sono stabiliti qui risalendo il Mediterraneo, poi il fiume Po e infine le roggette fino alle campagne qui intorno. Rogge per cristiane, ovvio. Ah, se lo dice lei. Le assicuro che è così. E non è finita qui. Guardate questo agglomerato di costruzioni vetuste. Nascondono segreti innominabili. Poco lontano dalla chiesa, al termine di un piccolo istmo di terra, sorge un piccolo tempietto chiamato Tabernacolo di San Sebastiano. Si pensa che sia stato costruito su un più antico tempio in stile romanico. No, non romanico, cretese. Ah sì, giusto appunto, in stile cretese. E che diamine, un po' di attenzione, ve l'avevo detto prima. Questo tempietto classicheggiante cretese sembra celare segreti indicibili. Il tempietto in sé non è importante. Ben più importante è quello che vi si cela al di sotto. Noi abbiamo potuto intravedere solo i sotterranei, ma pare che vi sia un dedalo di corridoi che corrono infiniti sottoterra. Gli antichi adepti minoici hanno scavato le loro vie sottoterra.
per praticare riti arcaici e oscuri, rifacendosi al culto egizio del dio Apis e prima ancora del culto sumerico di Gugalanna. Accipicchia, Gugalanna! Nonostante siano culti databili fin dall'epoca sumerica, sono in ogni caso culti recenti che si rifanno al vero culto del dio taurino, databile alla tarda età del farro. E quale sarebbe il culto taurino originario, risalente addirittura all'età del farro? Il culto del dio Simmental. Incredibile, vero? Ma non si fermano qui le rivelazioni su Saletta. Altri culti sono stati praticati in quelle profondità. Esatto. Il sotterraneo del tabernacolo non è stato luogo di culto solo di Gugalanna e Simmental. Altri dei molto più antichi e terrificanti sono stati adorati e invocati là sotto. Per esempio? Sono divinità mostruose ed innominabili che provengono dallo spazio profondo e che ora riposano nelle viscere della terra, in attesa di essere richiamate. Richiamate da chi? E come? Richiamate dagli adepti dei grandi antichi. Da secoli si nascondono nel mondo e cercano di evocarli tramite rituali osceni e terrificanti. Adepti? Ma di che tipo? Come? Quando? Quanti? Come il nostro consulente satanico Saltuario? No, sono esseri inumani, dalle fattezze batraciche, ibridi umano-animaleschi. Alcuni di loro sono posti a guardia di luoghi come Saletta, portale d'accesso per le dimore ctonie. Esistono altri luoghi del genere? Certamente. Un altro luogo che abbiamo già visitato si trova proprio a Crespi d'Adda. Nei sotterranei del mausoleo si cela un altro degli ingressi oscuri. Che dite, amici? Proviamo a entrare? Fate attenzione. Siamo all'ingresso. Ora scendiamo in questo mondo sotterraneo e sconosciuto. È molto buio qui sotto. Stiamo cercando di fare luce con delle torce, ma non riusciamo a vedere. Sono tanti insetti, tanta acqua, ma si avverte anche la presenza di qualcosa d'altro. Non siamo soli? Abbiamo potuto intravedere solo una piccola parte, ma potevamo vedere qualcosa di molto più grande, ma no, abbiamo visto una parte piccola, perché la parte più grossa è invisibile. Ma poi, direttamente invisibile.